Si può imparare il Krav Maga online o qualsiasi altro sistema online? La risposta è dipende. Per darti una risposta completa devo fare una piccola digressione che riguarda come noi impariamo. Il nostro apprendimento avviene prima a livello mentale e poi a livello pratico, ovvero sia noi riceviamo delle informazioni, per esempio vediamo come si fa qualcosa, ascoltiamo come si fa qualcosa e poi iniziamo a fare qualcosa. Il meglio chiaramente è avere un insegnante che sul momento, mentre dopo aver ricevuto le informazioni stai facendo qualcosa, ti dà dei feedback il più possibile univoci su quello che stai facendo e quindi ti corregge e ti aiuta in questo percorso accelerandolo. Quindi l'apprendimento avviene sempre in due fasi, una che diciamo in cui si ricevono le informazioni, una in cui le si mettono in pratica. Se parliamo di un tipo di attività che uno può fare da solo, teoricamente l'apprendimento può avvenire tranquillamente anche solo attraverso di questi supporti. Chiaramente qual è il problema? È che è un tipo di apprendimento molto più lento perché non abbiamo una figura esterna che ci osserva e che ci dà le dritte quando ci servono. Però in linea teorica è assolutamente possibile, avendo accesso a delle buone fonti di informazione. Se invece parliamo di un tipo di attività che prevede un confronto, imparare a combattere, per esempio, o imparare a difendersi, l'aspetto di avere un compagno d'allenamento è imprescindibile. Senza questo manca la seconda parte dell'apprendimento, per cui non possiamo fare pratica, per cui non possiamo imparare dalla nostra pratica. E anche qua è estremamente utile un insegnante esterno che ci vede da fuori e si ha in grado di correggerci. E il maestro può essere anche il partner di allenamento, ovviamente, come avviene per esempio nelle lezioni private. Per cui i supporti esterni possono essere molto utili se il tipo di disciplina che uno vuole apprendere è una disciplina che può praticare da solo, oppure se un tipo di disciplina che già conosce, già ha praticato con un partner e vuole tenerla viva per tutti gli schemi motori che la persona può praticare da solo, oppure semplicemente ha bisogno di nuove informazioni, nuovi schemi che poi può provare con un compagno. Ancora meglio se sotto la guida di un maestro, ancora meglio se il compagno d'allenamento è un maestro a sua volta, perché affina attraverso dei feedback molto specifici la pratica nel momento stesso in cui viene fatta. Certo, questo genere di sistema sarebbe fantastico se noi potessimo abbinarlo magari a un tipo di esperienza pratica di tipo sensoriale, per cui non solo vedo il video, ma magari ho una tuta che mi dà le pressioni e che rileva i miei movimenti. Per cui ho la sensazione di fare pratica, la stessa sensazione che ho quando pratico con un compagno. L'altra alternativa di questi sistemi di apprendimento a distanza è lo spinotto, esattamente come Matrix, per cui tu ti metti lo spinotto e a un certo punto you know Kung Fu.